il medesimo titolo con indicazione dell'autore in modo da poterlo riferire univocamente all'informazione per la quale si chiede la rettifica. Si accoglie infine di buon grado la previsione che stabilisce termini definiti e stringenti per effettuare la rettifica di modo che possa risultare tempestiva rispetto alla prima notizia che presenta delle inesattezze. Complessivamente quindi, per i nodi che abbiamo appena descritto, annunciamo il nostro voto di astensione sul provvedimento. Grazie. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Piepoli. Ne ha facoltà. Che non è in aula, si intende che vi abbia rinunciato. È iscritta a parlare l'onorevole Molteni. Presidente, io farò poche considerazioni perché questo disegno di legge è già stato abbondantemente discusso in prima lettura, è stato modificato al Senato e oggi viene nuovamente modificato. Questa è una legge indiscutibilmente giusta, ma la valutazione politica che faccio su una legge giusta, legge rispetto alla quale il gruppo della Lega ha votato a favore, tanto nella prima lettura alla Camera quanto nella seconda lettura al Senato, io credo che emerga e sia emerso durante questo dibattito che tutta quella grande volontà politica di dare attuazione immediata a questa legge non ci sia. Io ho la netta impressione che non c'è assolutamente la volontà politica, nonostante i proclami e gli intendimenti e le dichiarazioni che vengono fatte trasparire all'esterno. Mi sembra che il dibattito a cui abbiamo assistito in questi due giorni vada esattamente nella direzione opposta, proprio perché andando a modificare alcuni aspetti a sua volta introdotti dal Senato è emerso nel dibattito, dove è emersa tra l'altro una differenza tra le forze politiche della maggioranza e un'enorme differenza tra la posizione della maggioranza, in modo particolare del Partito Democratico, rispetto alle posizioni del governo rispetto alle quali il disegno di legge è stato presentato. E quindi ho la netta sensazione e abbiamo la netta sensazione che un disegno di legge giusto, un disegno di legge necessario rispetto a una categoria, quella dei giornalisti, oggi avrebbe potuto trovare la luce, sarebbe potuto diventare legge e così non è. Così non è proprio perché il dibattito ha portato ad introdurre delle modifiche, ad apportare delle modifiche e ad introdurre nuovi elementi che porteranno questa legge nuovamente a un dibattito all'interno del Senato e, come spesso è capitato nel dibattito tra Camera e Senato, in modo particolare sui temi riferiti alla giustizia, le modifiche introdotte da una Camera sono poi state sistematicamente rimodificate da parte dell'altra Camera. Quindi io temo che questo disegno di legge prenderà la via di altri disegni di legge, ovvero verrà insabbiato, e una norma giusta, mirata a togliere il carcere ai giornalisti, cosa che avviene in quasi tutti i paesi del mondo, tranne alcune rare eccezioni, rimanga unicamente un bel dibattito parlamentare, tante parole, tante chiacchiere rispetto alle quali non troverà mai la luce questo disegno di legge. Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità, in un paese dove la libertà d'opinione e la libertà di stampa non è assolutamente in discussione, anzi io credo che nel nostro paese ci sia giustamente una grande e prospera libertà di stampa, abbiamo sempre creduto che prevedere il carcere e quindi la reclusione, in modo particolare con riferimento a fatti specifici, andasse, questo vulnus di democrazia andasse probabilmente sistemato. E su questa finalità, il disegno di legge nasce con questa finalità, e su questa finalità a cui si è riferito il disegno di legge presentato, noi ci siamo sempre attenuti, ripeto, votando a favore tanto alla Camera e votando a favore tanto al Senato. Vengono però introdotti due elementi, quindi noi siamo favorevoli alla cancellazione del carcere e alla cancellazione della reclusione in caso di diffamazione a mezzo stampa, siamo favorevoli all'introduzione delle sanzioni pecuniarie, a nostro avviso sanzioni pecuniarie giuste ed eque, e siamo anche favorevoli al potenziamento e alla rimodulazione
del principio della rettifica, anche se spesso e volentieri la rettifica, sia per portata, sia per dimensioni, sia per impatto, non corrisponde mai alla notizia falsa o diffamante che viene pubblicata, e quindi il danno per colui il quale è stato diffamato dalla prima notizia raramente e difficilmente viene sanato dalla rettifica. Però c'è il potenziamento, un potenziamento importante dell'istituto riparatore della rettifica. Ci sono però due aspetti che a nostro avviso vanno a inficiare la bontà del lavoro che è stato fatto, anche rispetto all'introduzione che è stata fatta al Senato con riferimento alla lite temeraria. Io credo che, o alla querela temeraria, istituto tra l'altro raramente praticato nel nostro istituto giurisdizionale e raramente attuato nelle aule dei tribunali. Io credo che l'istituto della lite temeraria, se andava modificato in senso generale, andava modificato con riferimento all'articolo 96, ma riferito non al caso specifico dei giornalisti, ma andava riferito in maniera strutturale e organica come modifica normativa generale e astratta riguardante tutti coloro i quali si sarebbero trovati in una situazione prevista dall'articolo 96. Credo che la valutazione equitativa da parte del giudice era un principio di equità giusto introdotto al Senato. Il parametrare il giudizio di equità rispetto alla proporzionalità della domanda risarcitoria presentata, credo che sia, così come introdotto con un emendamento della Commissione, sia un principio non equo e palesemente sproporzionato rispetto al potenziale effetto della domanda risarcitoria. E quindi sulla lite temeraria non abbiamo riscontrato una condivisione rispetto alle posizioni della Commissione, della maggioranza, non posso dire del Governo, perché il Governo aveva una posizione esattamente opposta rispetto a quella del relatore, così come, e l'abbiamo eccepito durante il dibattito poco fa, non abbiamo trovato riscontro rispetto alla norma che è stata introdotta all'articolo 6 con riferimento a un principio sacrosanto, quello di tutela non solo del direttore, ma lo ripeto, anche nei confronti dei giornalisti e dei pubblicisti, come è stato giustamente modificato da un emendamento da parte del Movimento 5 Stelle, a un principio sacrosanto segue una norma non generale ed astratta. È emerso in maniera estremamente chiara l'imbarazzo da parte del relatore, da parte della maggioranza, da parte del Partito Democratico, a giustificare una norma palesemente nata come norma ad personam, ritagliata e cucita, un vestito ritagliato e cucito ad hoc per un caso particolare, per un caso singolo che rappresenta comunque un'eccezionalità rispetto a un panorama giornalistico che andava in una direzione esattamente opposta. Detto questo, il principio è giusto. Il giornalista che risponde in solido rispetto a una diffamazione, in solido con la testata giornalistica, nel momento in cui viene condannato a risarcimento del danno a fronte di una testata giornalistica fallita, evidentemente non può essere lasciato solo ad affrontare il giudizio risarcitorio, in molti casi anche pesanti, in molti casi non solo di natura economica, spesso anche di natura patrimoniale. Questo principio va bene se calato in una realtà generale e complessiva, nutre e ci fa e ci solleva alcune perplessità invece se calato su un caso specifico e su un caso particolare. Un provvedimento quindi con luci ed ombre, era un provvedimento nato con tante luci, e rispetto a quelle luci il gruppo della Lega aveva manifestato la disponibilità ad assecondare un bisogno e un'esigenza reale ed effettiva. Oggi le ombre che subentrano rispetto alle luci ci portano in parte a modificare il nostro voto, ed è il motivo per cui annuncio il voto di astensione da parte del gruppo della Lega Nord. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole D'Ambruoso, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'urgenza di apportare alcune modifiche ad una legge che risale ormai al 1948, quella recante disposizioni sulla stampa, è dettata dalla necessità di sviluppare un utile bilanciamento di diritti costituzionali per alcuni versi confliggenti, quali la libertà di espressione, di critica, di cronaca e l'inviolabile diritto del cittadino alla reputazione.
Il testo oggi in esame si pone finalmente il nostro ordinamento in linea con gli altri standard europei e con quanto da tempo affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo da un lato l'eliminazione della pena detentiva per i reati d'opinione e dall'altro il rafforzamento di misure riparatorie, quali la pubblicazione della rettifica e della sentenza di condanna. Modifiche queste oggi più che mai necessarie se si considerano le numerose condanne alla reclusione che hanno colpito giornalisti e direttori anche di testate nazionali negli ultimi anni. A riguardo, nel corso delle audizioni, che sono state davvero molte e importanti, in Commissione